ministro Poletti, 3 mesi di vacanza nelle scuole italiane sono troppe, ma cosa ne pensano i professori? Secondo me la scuola ha dei seri problemi, questi sono soltanto dei diversivi. Cioè è una proposta su cui magari riflettere, valutare, insomma sono altre le cose almeno che ci preoccupano. Cioè troppo? Troppo di cosa? Assolutamente troppo. Gli insegnanti devono riposare, no? Si prepara ovviamente una stagione in cui dovremo far comprendere anche al di fuori che il nostro lavoro non si esplica solo nelle 18 ore di lezione frontale, ma è molto al di là di quelle ore. Una polemica che esplode anche in rete, dove Matteo Saudino, docente di storia e filosofia a Torino, pubblica una lettera durissima indirizzata al ministro Poletti. Signor ministro, scrive, le ricordo che ormai anche il mio macellaio di fiducia non pensa che un insegnante faccia 3 mesi di vacanza. Anche la proposta del ministro di far fare agli studenti degli stage estivi lascia un po' tutti perplessi. Quanto agli stage, dipende che cosa intendiamo per stage: lavoro minorile sottopagato o stage vero e proprio? A meno mio figlio che fa il primo anno, non so, prospettargli un posto di lavoro o comunque uno stage o qualche cosa del genere a 14 anni, dopo che ha impattato quel latino e greco, credo che sia un'altra cosa che lo sconvolgerebbe più delle materie che ha affrontato quest'anno. Ma se ci allontaniamo da chi nella scuola lavora, il giudizio sul taglio dei giorni di vacanza cambia. Quello è vero. Cioè, i professori per lei lavorano poco? Molto. Ho molti amici insegnanti che sostengono che loro lavorano tantissimo. A vederlo da fuori non si direbbe, però forse hanno ragione loro. Solo pochi mesi fa era stato Renzi ad attaccare frontalmente i magistrati sulle ferie. Oggi è il ministro Poletti a tornare sull'argomento, facendo esplodere una nuova polemica, questa volta nella scuola. Non lo dico con invidia, però effettivamente sono due categorie che di ferie ce n'hanno. Cioè non è riducendo le ferie che si risolve il problema del paese, assolutamente no. È un fatto che fa sicuramente notizia, folcloristico, di grosso impatto mediatico, ma non è risolutivo. Non è sbagliato cercare di riportare un po' l'attenzione su questi argomenti e sul fatto che bisogna farsi un po' di più il culo, se posso usare questa espressione.